Io sinceramente non vorrei mai rimanere uno in più, perché mi capita spesso che inconsapevolmente pensi di avere già la partita in mano e non è mai così, perché non è possibile non portare a casa una partita del genere dopo che loro, io mi ricordo solo il tiro di Magni e basta, non è possibile non portare a casa una partita del genere subendo solo un tiro in porta. Quindi benissima prestazione, però non dobbiamo subire gol perché non possiamo sempre subire dei gol del genere e purtroppo dobbiamo far gol perché io non ho mai visto una squadra che arriva 10 volte davanti al portiere e noi davanti al portiere ci arriviamo sempre. Quindi dobbiamo far gol tutti a partire da me perché pure io di sinistro la posso fare meglio e non parlo solo di Bernardotto perché secondo me è stata una delle, non una delle, è stata la sua migliore prestazione. Infatti era dispiaciutissimo perché piangeva negli spogliatoi. E tutti abbiamo detto che se fa le prestazioni del genere, alla fine dell'anno i gol li fa. E quindi dobbiamo far gol davanti alla porta, essere molto più cattivi negli ultimi metri perché ci arriviamo spesso e volentieri e partite del genere dobbiamo portare a casa. Poi l'anno scorso, guardavamo la classifica delle prime 8 giornate, eravamo primi, secondi, poi siamo arrivati ottavi. E adesso non è importante guardare la classifica, era importante oggi vincere perché continuavamo su, venivamo da una vittoria e due vittorie, un pareggio e 2 vittorie di fila, quindi era importante mantenere la striscia positiva e dopo una prestazione del genere dovevamo vincere. Però diciamo che giochiamo già martedì e quindi quello che non abbiamo portato a casa oggi faremo di tutto per portarci a casa martedì. Ora non abbiamo visto Grosseto, sicuramente lo guarderemo già domani che faremo video su di loro e come tutte le altre partite andiamo per giocarci qualsiasi partita come abbiamo fatto fino adesso e come tutte le partite vogliamo vincere perché in nessuna partita andiamo per pareggiare o per non vincere. Non ci deve abbattere perché è stata la migliore prestazione dall'inizio dell'anno. In tutti i 90 minuti e non ci deve abbattere proprio per quello. È normale che siamo un po' delusi per il pareggio perché dovevamo vincere, però non ci dobbiamo abbattere perché sennò non facciamo risultato nemmeno martedì e dobbiamo già pensare a martedì. Quindi dobbiamo tirare sulla testa e continuare quello che stiamo facendo perché siamo sempre stati. Siamo una squadra molto giovane, anche noi più grandi ci stiamo facendo sentire e ripeto, a parte la delusione di Berna che ci sta perché è arrivato, era molto deluso perché vuole fare gol e stiamo tirando su tutti e non siamo, nessuno si abbatte, nessuno lo fa perché siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare su questa strada perché oltre che ci stiamo divertendo, secondo me ci daremo delle grandissime soddisfazioni.